sarà fra pochi istanti qui davanti a noi, ci sarà la Repubblica, noi italiani, noi tutti, orgogliosamente italiani, ma non arrogantemente italiani, consapevoli, coscienti di poter essere cittadini a pieno titolo di un paese che amiamo, di un paese al quale ci sentiamo legati anzitutto per aver compiuto il nostro piccolo o grande dovere da soldati e poi aver cercato di compierlo anche da cittadini. C'è un motto per questa adunata. Il motto di questa adunata è che per gli alpini non esiste l'impossibile, che non significa che non ha niente a che vedere con i supereroi. Per gli alpini non esiste l'impossibile, cari amici, non significa che siamo dei supereroi, è proprio il contrario. Significa semplicemente che per l'impegno degli alpini, per l'animo alpino, per il cuore alpino, per il lavoro degli alpini, non esiste nulla che non si possa tentare di fare. Noi celebriamo i 100 anni della fine della Prima Guerra Mondiale qui a Trento e vogliamo celebrare la pace. Noi non celebriamo una guerra, noi celebriamo la pace. La pace che per fortuna chiuse quella guerra. Ecco che si apre la nostra sfilata. È il ricordo per la pace. La fanfara della Brigata Alpina Iulia. Subito dietro la fanfara, il comandante del secondo reggimento guastatori alpini della Brigata Alpina Iulia, il comandante di battaglione, il sottufficiale di corpo del secondo reggimento guastatori alpini della Brigata Alpina Iulia. E la bandiera di guerra, la sacra bandiera di guerra, il simbolo di ogni reparto. Questi sono i nostri ragazzi in armi e noi dobbiamo fare sentire loro cosa c'è nel nostro cuore per questi nostri ragazzi. Benvenuti cari ragazzi, grazie di essere qui con noi. Voi rappresentate il meglio del nostro paese. Ecco le compagnie di formazione del reggimento. Sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Sono i nostri figli. Io voglio che quando questi ragazzi saranno lontani da casa, in zona di operazioni, si portino dentro questo applauso, se lo portino nel cuore, si ricordino questa giornata, sappiano che non sono soli, che noi non li lasciamo mai soli.
Bravi ragazzi, siamo infinitamente orgogliosi di voi. Infinitamente orgogliosi. E ora i nostri ufficiali, generali, colonnelli, ufficiali e sottufficiali, l'ossatura, la struttura delle nostre truppe alpine, le guide dei nostri ragazzi, i responsabili. Noi dobbiamo essere grati a tutti questi uomini e queste donne che sono la parte migliore d'Italia. E ora lo stesso applauso forte ai gonfaloni della città, della provincia e della regione Trento e Trentino. Grazie Trento! Ora sfilano i gonfaloni, la bandiera della città di Trento ci sono le bandiere e i gonfaloni decorati. Ci sono i gonfaloni dei comuni della provincia di Trento. Ogni gonfalone rappresenta la comunità, è il simbolo della comunità, accompagnato dal sindaco. Per noi è sempre emozionante vedere questo passaggio di colori straordinari, questa testimonianza di presenza a questa nostra manifestazione. Sono i gonfaloni dei comuni accompagnati dai sindaci. Guardate quanti sono i sindaci che indossano il cappello, quanti sono i sindaci alpini. Ma noi siamo certi, perché lo sappiamo, che per tutti i sindaci che accompagnano orgogliosamente i loro gonfaloni, gonfaloni che rappresentano la loro comunità, per tutti i sindaci che sono qui c'è piena consapevolezza del rapporto con gli alpini, anche nel più piccolo dei villaggi. Tutti i sindaci che sono qui sanno che cosa significa la generosità, lo spirito di solidarietà, lo spirito concreto, l'aiuto che anche i piccoli gruppi dell'Associazione Nazionale Alpini forniscono alle comunità, di cui sono integrante parte. Ma grazie a questi sindaci per essere qui con noi, e grazie ai sindaci di tutta la provincia di Trento, di tutto il Trentino Alto Adige, per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo per far riuscire questa magnifica 91esima adunata degli alpini d'Italia, perché tutti questi sindaci hanno alpini sparsi in tutte le loro comunità. Quindi grazie a voi cari sindaci, grazie alle vostre comunità. Il gonfalone della regione Veneto, il gonfalone della regione Veneto che non ha voluto mancare. Regione Veneto, alpina e vicina. E ora iniziano Labari e Vessilli, che sono rappresentativi, molto rappresentativi nella storia del paese.
Il nastro azzurro significa il labaro che raccoglie le medaglie d'oro e le medaglie d'argento e le medaglie di bronzo al valor militare. Il labaro dell'Unione Italiana dei Reduci di Russia. La bandiera dell'Unione Nazionale degli Ufficiali in congedo, portata da ufficiali alpini, ma con la rappresentanza di ufficiali di tutte le armi. L'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia. E le associazioni d'arma, l'associazione del Fante e le altre associazioni d'arma, ogni arma dell'esercito, ha un'associazione che la raccoglie. E ora un particolare applauso alle nostre sorelle crocerossine. Troppo spesso si dimentica che in qualsiasi zona di operazioni del mondo, in qualsiasi conflitto, in qualsiasi situazione, fra le più terribili, di fianco ai nostri soldati, ci sono sempre state e continuano ad esserci le nostre sorelle crocerossine volontarie. Ora una rappresentanza dell'equipaggio della fregata Alpino, una recentissima nave varata lo scorso anno dedicata agli alpini. Una meravigliosa realtà comandata da un straordinario comandante. Nave Alpino che precede la rappresentanza dei nostri atleti paralimpici che sono raccolti in una federazione virtuosa. Noi li vogliamo con noi sempre. I nostri atleti paralimpici che sono parte integrante della nostra comunità alpina. Ne conosciamo il valore. Sappiamo a questi ragazzi quali meriti sportivi hanno. La FISIP, la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, è legata a noi alpini doppiamente e quindi un motivo di orgoglio per noi è vederli sfilare all'inizio alla testa di questa nostra sfilata che chiude la Dunata Nazionale. E ora, sulle note del 33, suonate dalla fanfara della Brigata Alpina Taurinense, il labaro nazionale degli alpini, 216 medaglie d'oro. Onore al labaro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, accompagnato dal signor Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Salvatore Farina, che indossa il cappello alpino che indossava da capitano quando comandava una compagnia di trasmettitori alpini. Grazie, signor generale, di essere venuto col cappello alpino. Vicino a lui il nostro generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, comandante delle truppe alpine, e il nostro presidente nazionale, il nostro Sebastiano Favero. Ora il labaro nazionale ha preso posto a fianco della tribuna d'onore.
presidente, il nostro capo di Stato Maggiore, il nostro comandante generale Berto, ora prendono posto in tribuna. Allora adesso dobbiamo rendere onore ai nostri veci, rendiamo onore ai nostri reduci, ai nostri reduci decorati, mutilati, invalidi, i nostri veci. Grazie veci, come ogni anno. Voi siete l'esempio, siete quelli che ci hanno insegnato ad essere alpini, ad essere uomini. Cari veci, vi vogliamo bene. E speriamo di essere degni di voi. Speriamo un giorno di sentirci dire da voi che siamo stati dei bravi boccia. Vi onoriamo come ogni anno. Vorremmo ascoltare i vostri racconti, i racconti che avete spesso timidamente fatto, magari la sera davanti a un fuoco in montagna. Vorremmo raccogliere tutte le vostre memorie. Vorremmo sentirci degni di raccogliere queste memorie. Vorremmo che il nostro lavoro nelle comunità dove voi state, che sono nelle valli, sulle nostre montagne, vorremmo essere capaci di tradurre quello che voi siete stati per noi in lavoro, in solidarietà, in tradizione, in passaggio. Grazie veci! Eh sì, cari ragazzi, dal 1872 veci e boccia, una generazione dopo l'altra, e nessun boccia diventerà mai vecio se non avrà imparato dai suoi veci. È sempre andata così, cari amici, sempre. È passato quasi un secolo e mezzo
ed è ancora così. Ora, dopo il passaggio di questo mezzo di ultimissima generazione in dotazione alle truppe alpine, una compagnia nell'uniforme storica della Prima Guerra Mondiale. Un reparto armato, equipaggiato, inquadrato e condotto come nel periodo della Prima Guerra Mondiale. Un plotone di formazione del 6° Reggimento Alpini. Elementi della 57esima Compagnia del Battaglione Verona, 145esima Compagnia del Battaglione Sette Comuni. Formano un'associazione che si chiama Per Non Dimenticare. Per mantenere viva la memoria. E poi il premio Fedeltà alla Montagna, una delle realtà più belle dell'Associazione Nazionale Alpini. Ogni anno l'associazione determina un premio ad una persona, ad un alpino, che nel lavoro, nella vita, nell'attività ha dimostrato di avere questo speciale rapporto di fedeltà alle nostre montagne. E poi un'altra cosa importante per noi, lo sport, perché noi celebriamo delle attività sportive che sono importanti per tutti, con delle grandi cose, le alpiniadi per esempio, che sono una specie di momento topico per l'attività sportiva dell'associazione. Alpini di tutta Italia, amici degli alpini, ragazzi, veci, una straordinaria manifestazione che si svolge ogni anno. Ed ora una in azzurro, che era il colore del casco che indossavano come truppe delle Nazioni Unite, gli alpini, i ragazzi che furono parte del corpo di spedizione alpino in Mozambico nel 93-94, Operazione Albatros. Un applauso a questi ragazzi che compirono il loro dovere in uniforme a migliaia e migliaia di chilometri dalla patria, Mozambico. È bello vedervi, ragazzi, ancora orgogliosi di quella esperienza che fece la differenza. E fu un momento storico, perché consentì ad un paese che era stato in guerra di diventare un paese di pace, che consentì a un popolo di cambiare le sorti della propria esistenza. E ora le rappresentanze della Federazione Internazionale dei Soldati della Montagna. Noi, Associazione Nazionale Alpini, siamo parte di questa federazione internazionale che raccoglie i soldati della montagna di moltissime nazioni del mondo. Spagna, Francia, Germania, guardate i Chasseurs Alpins, una rappresentanza dei soldati delle Gebirgsdivision tedesche, i soldati della montagna di Polonia,
i soldati della montagna della Spagna. I soldati della montagna della nostra vicina Confederazione Elvetica, Svizzera. Le nazioni le vedete: Austria, Francia, Svizzera, Germania, Stati Uniti d'America, Spagna, Bulgaria, Slovenia, Polonia, Montenegro. Sono tutte nazioni sorelle, sorelle nei soldati della montagna. Noi siamo una federazione, questo vuol dire che siamo amici, che abbiamo scopi comuni, valori comuni, e sono i valori comuni a tutti i soldati della montagna del mondo. E ci fa immensamente piacere vedere qui, in questo sfilamento di amicizia, tante delle bandiere che furono su campi contrapposti 100 anni fa. Su queste montagne, oggi bandiera austriaca, bandiera tedesca e bandiera italiana sfilano insieme davanti a noi, raccolte in un'unica federazione. Questo significa per noi moltissimo. Ecco perché diciamo che questa è la pace che ne è derivata, la pace che noi abbiamo cercato e quella che andiamo a celebrare. C'era una brigata a cui noi siamo legati personalmente e ci commuove vedere questa fanfara, che è la fanfara dei congedati della brigata alpina tridentina. Con la loro cadenza tipica, e chi si può dimenticare la cadenza della fanfara della tridentina? Benvenuti ragazzi! Questa fanfara detta la cadenza alle prime rappresentanze delle prime sezioni dell'Associazione Nazionale Alpini, che per nostro volere e tradizione si apre con le sezioni profughe